La terza edizione della festa del comune qui a Montefiorino, una manifestazione particolare perché in una piazza racchiude tutte quelle che sono le frazioni del comune dell'Appennino, Modena, Ovest, una festa particolare non fosse altro perché dura un'intera giornata, parte dal pomeriggio, in questo caso nella terza edizione, con una sorta di rievocazione storica, o meglio con una conferenza e con una mostra che ricordano il periodo in cui finì l'epoca estense ed iniziò il Regno d'Italia. La conferenza di oggi aveva un titolo un po' inquietante, no? Dalla Brigata Estense all'Italia della Casta, un titolo che parte da lontano e arriva fino ad oggi. Sì, perché le vicende del Risorgimento sono quelle che hanno creato la nostra Italia, il paese dove viviamo oggi, e quindi è inevitabile che gli errori fatti allora si ripercuotano sulla vita di oggi. E come dicevo, a mio avviso l'unità d'Italia è stata fatta male, è stata fatta in modo frettoloso, violento e in un certo senso obbligando, con una duplice violenza militare, perché è stata fatta con l'esercito sabaudo appoggiato da potenze straniere, e una violenza culturale che dopo ci ha portato a rimuovere, a dimenticare tutta la nostra storia. Allora io dico semplicemente che al di là delle idee di ciascuno, al di là di qualsiasi presa politica di parte, sia non conveniente per noi italiani sacrificare tanti secoli di storia in cui l'Italia è stata grande, è stata maestra per il mondo, possiamo dire, e anche sacrificare esempi eroici come quelli della Brigata Estense. È ora di ricominciare a recuperare tutto il nostro passato, tutta la nostra storia, e questo non può che giovare alla nostra identità anche degli italiani. Parlando con Elena Bianchini ci ha citato l'esempio eroico della Brigata Estense, un esempio eroico al quale è anche dedicata la mostra qui presente oggi in Rocca a Montefiorino. Sì, è una mostra per pannelli, 24 pannelli che sono stati ricostruiti in maniera semplice per la lettura anche del pubblico minuto, che ripercorre non soltanto la storia della Brigata Estense, che in cui viene celebrato il 150° dello scioglimento, ma anche tutte le fasi che portano a Modena l'arrivo degli estensi, portano anche nel nostro piccolo a entrare come Montefiorino, come podesteria di Montefiorino nel 1426, liberandoci dei Montecuccoli, a entrare sotto la protezione degli estensi, e quindi ripercorre quella storia dimenticata spesso, insomma, dalla cultura nazionale, della nostra piccola identità e grande media identità intesa come Ducato di Modena. Quindi è una mostra per pannelli abbastanza semplice, fatta apposta, e che verrà fra l'altro portata sia a Cartigliano Veneto, provincia di Vicenza, dove si è sciolto la Brigata Estense nel 1863, sia a Vienna, dove si concluderà la mostra con tutti i pannelli. Origini, un passato glorioso di cui Montefiorino è particolarmente orgogliosa, tanto che vedevamo il mese di agosto è stato quasi interamente dedicato al ricordo di questo pezzo di storia, se vogliamo, spesso dimenticato dai libri ufficiali. Sì, si è voluto assolutamente, perché come c'è stata una grande celebrazione da parte dello Stato italiano per ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia, nel nostro piccolo, con il lavoro dell'associazione a costo zero per le casse comunali, si è voluto ricordare un 150° della fine del Ducato di Modena, anche perché poi da Montefiorino partivano numerosi volontari che facevano parte della Brigata Estense, anche perché Montefiorino ha sempre avuto una storia di libertà, da quando si è affrancata dai Montecuccoli, passando anche per epoche più recenti, ed è una partenza storica importante per tutto il percorso della storia del Ducato di Modena e quindi della storia degli Asti. Anche il battaglione estense di San Posidonio oggi qui a Montefiorino per riportare questa antica rocca degli estensi agli antichi splendori. Sì, l'amministrazione comunale ci ha invitato a questa manifestazione soprattutto perché qui a Montefiorino oggi è presente una mostra
nella quale si rievoca e si ricorda che quest'anno scade il 150° anniversario dello scioglimento della Brigata Estense che avvenne a Cartigliano, nel Veneto. Qui è presente una mostra con vari pannelli che rappresenta quell'avvenimento che è stato l'ultimo aspetto della storia del Ducato di Modena. La vostra rappresentazione, quindi ricorderete questo? All'inizio sì, perché faremo subito una parte rievocativa di questo avvenimento, ma anche una parte patriottica, perché con noi avremo una colonna garibaldina di Mirandola, la Francesco Montanari, che porterà il tricolore italiano e lo donerà al sindaco. Festa che si rispetti certamente non può mancare del momento enogastronomico, della musica e dei balli. I balli sono alle mie spalle, così come alle mie spalle ci sono i tavoli in cui sedersi ed approfittare di quella che è un'altra particolarità della festa del comune di Montefiorino, dove ognuna delle frazioni porta una peculiarità, un prodotto tipico locale. Poi tutti insieme ci si siede qui per cenare. Nella festa delle frazioni Vitriola offre da bere. Sì, offre da bere. Voi siete ragazzi di Vitriola, volontari, che vi trovate qua oggi pomeriggio? Sì, volontari. Vedevo tra l'altro che come giovani di Vitriola organizzate anche cose particolari, un calcetto 3 contro 3 vedo nei manifesti. Domenica il 7 c'è la festa del Real Dragone, la prima cena societaria anche alla sera. Chi vuole partecipare può venire, può prenotare. È una società appena nata quest'anno che raggruppa tutti i giovani della montagna, Monteferrino, Palagano e Frassinoro. A differenza di quel che si dice in giro, quindi i giovani qui in Appennino comunque sono vivi e vitali. Sì, sono vivi e vitali, era l'unico modo per fare una squadra quest'anno e quindi ci siamo riusciti e ci impegneremo. Montefiorino, il capoluogo in questa festa delle frazioni, offre invece al pubblico, ai turisti, i ciacci, una specialità tipica del luogo. Certo, tipica del luogo, l'abbiamo portato avanti noi, era qualcosa che veniva fatto negli anni trascorsi, quando si sa le cose non erano poi così fiorenti come adesso. E noi abbiamo ripreso questa ricetta e la portiamo avanti e vedo che la gente apprezza questo sforzo di poter... Di farci andare avanti, portare avanti questo. Ecco, allora ci racconti come lo fa? Allora, c'è un impasto che comunemente viene chiamato cola, con una L sola, cola. Questa cola si tratta acqua, farina e sale e un goccio d'olio. Viene impastata bene, deve restare morbidissima, quasi acquosa quasi. Poi dopo viene
messa sopra le cotte che voi vedete qui, ecco, quello è il lavoro che viene fatto. Per quanti minuti devono? Normalmente 4, 2 e 2, a volte 5, a volte ce li chiedono molto cotti, quasi croccanti, allora ci vogliono 5 minuti, ecco, comunemente sono devono, 5 minuti. Il vero ciaccio deve essere croccante, deve essere morbido? Deve essere morbido, ma c'è chi preferisce averlo croccante, chi invece addirittura più che morbido, dipende da quello che uno... E poi lo farcite, vedo, con dello stracchino. Sì. Stracchino e rucola, ecco, stracchino e rucola è qualche cosa che abbiamo, come dire... Non dico inventato, ma fatto noi, perché non esisteva, esisteva soltanto lardo. Nel periodo del tartufo invece facciamo anche un impasto di crema di parmigiano e tritiamo i nostri tartufi, che è buonissimo. Altra specialità delle nostre montagne è quella offerta dallo stand della frazione di Gusciola, la polenta. La polenta fatta in diversi modi. Ragù e cinghiale. Classico ragù e il cinghiale alla montanara. Cinghiale sono cinghiali nostrani, immagino. Perbacco, cacciati. Cacciati da voi? Cacciati dai nostri cacciatori, qua della zona. Rubiano invece, diciamo così, porta in piazza la bellezza, il sapore, il gusto dei prodotti tipici frutta e verdura delle nostre. Esattamente. Cosa offrite? Noi offriamo, come si vede da quello che è scritto su questi manifesti, praticamente delle verdure gratinate, che sono pomodori e zucchine gratinate ripiene, la torta di patate, che è una specialità, diciamo, delle nostre donne, quelle che fanno le nostre donne che sono già abituate a fare queste cose, perché noi organizziamo anche feste similari a questa. Poi come frutta abbiamo l'anguria e il melone fresche per rinfrescare un po' la serata, che comunque sembra abbastanza climaticamente buona. La dolce Farneta in questo, diciamo, mercatino delle frazioni, in questa piazza dove tutte le frazioni si ritrovano per offrire qualcosa ai turisti ma anche ai residenti, Farneta infatti porta i dolci. Cosa rappresentate? Noi, come tutti gli anni, già il terzo anno che c'è la festa del comune, è il terzo anno che noi abbiamo come compito quello di preparare le torte. Sono tutte torte casalinghe, fresche, cucinate in questi ultimi 2 giorni e dalle donne di Farneta, quindi dalla torta di cioccolato, alla torta di mele, alla torta di spinaci, torta di tutti i tipi, insomma, e vedo che vanno sempre molto bene, molto successo. Di solito più ne prepariamo e più riusciamo a venderne, quindi... una buona cosa. E poi generalmente noi decidiamo poi di destinarle anche a qualche scopo particolare. L'anno scorso appunto una parte è stata destinata agli amici terremotati, quest'anno forse porteremo i ragazzi di Farneta Gardaland, quelli che hanno lavorato durante la festa del paese o qualcos'altro, insomma. Casola è invece uno degli stand più, diciamo così, pieni di clienti, anche perché offre il tradizionalissimo gnocco. Tradizionalissimo gnocco che le nostre donne ormai è una vita che lo fanno, buono o cattivo non lo so, comunque sta la gente a giudicare, da quello che sembra abbastanza, che vada abbastanza bene. Ecco, siete in tanti a lavorarci, ma sia per friggerlo che per poi farci. Ci diamo da fare, come solito. A Montefiorino quest'anno si sdoppia, da una parte i ciacci, qua invece le classiche crescentine senza glutine. Senza glutine, la particolarità è questa. Siamo senza glutine, quindi serviamo tutti coloro che hanno questo tipo di intolleranza. Non c'è mai niente, non viene mai offerto nulla durante le sagre. Abbiamo avuto questo pensiero. Ecco. E come vengono preparate? Nella stessa identica maniera, solo viene sostituita la farina con la farina senza glutine e poi bisogna stare attenti alla contaminazione. In più abbiamo chiaramente tutti i salumi certificati e tutto senza contaminazione. Una manifestazione fortemente voluta da quella che è l'amministrazione comunale. Noi abbiamo intervistato il sindaco, che ha colto l'occasione non soltanto per ringraziare tutti i tantissimi volontari che si sono adoperati per l'ottima riuscita di questa festa, ma anche per ricordare i prossimi appuntamenti, perché se l'estate finisce sicuramente non finiscono i motivi per visitare Montefiorino. Con grande successo della terza edizione della festa del comune qui a Montefiorino, anche perché in giro di pochi metri si possono incontrare tutte le frazioni di questo bellissimo comune dell'Appennino Ovest.
Sì, è la terza edizione, siamo molto contenti, anche perché si ritrovano tutte le frazioni, è un modo per salutare l'estate e per ringraziare i turisti e tutti i villeggianti per averci onorato della loro permanenza nel nostro paese. Però a Montefiorino si continua con le iniziative, delle interessanti manifestazioni. Il prossimo appuntamento sarà per il 13, 14 e 15 settembre con Hobbiton, la 20ª edizione di questa bella manifestazione, dove tutti gli amanti del genere letterario fantasy si incontreranno a Montefiorino. Sarà un momento di divertimento, sarà un momento di riflessione anche sul tema per loro molto importante, perché è un gruppo tolkieniano, quindi si parlerà del Signore degli Anelli, ci saranno varie mostre, concerti. Avremo l'onore di avere come ospite a Montefiorino Valerio Massimo Manfredi, che terrà un convegno, una conferenza sul fantastico nel mondo antico. Il secondo appuntamento, il 19 e il 20 ottobre, nelle suggestive e calde cantine della canonica della Pieve Romanica di Rubiano, ospiteremo la Sagra dei Castagnacci, dove in un ambiente bello, interessante, perché si tratta tutto di un ambiente in sasso molto, molto accogliente, avrete modo di assaggiare, degustare piatti tipici a base di castagne, ma anche di altri prodotti del nostro territorio. Un altro appuntamento al quale non potete mancare è la nostra 22ª mostra del mercato del tartufo modenese. È un appuntamento ormai consolidato, sono parecchi anni, noi invitiamo tutti ad assaporare questo pregiato tubero, ma non solo quello, noi abbiamo prodotti del nostro territorio. Ne approfitto anche per dire che i prodotti del nostro territorio, quindi prodotti da filiera corta, prodotti nei territori di Montefiorino, Frassinoro e Palagano, li potete trovare anche a Modena. Infatti c'è un'associazione, abbiamo costituito un'associazione di produttori locali che si chiama Le Terre Modenesi, Terre Modenesi, i sapori appunto di Frassinoro, Montefiorino e Palagano. Quindi ogni giorno dal nostro territorio, ogni giorno partono prodotti freschi per raggiungere Modena e il mercato Albinelli. Altro appuntamento a cui teniamo moltissimo sono i nostri mercatini di Natale. Il 7 e l'8 nella nostra Rocca di Montefiorino ospiteremo i mercatini natalizi. Quest'anno però con una novità, avremo un'esposizione di presepi veramente molto belli, molto, molto importanti, e la mostra viene curata da Antonio Pigozzi, che è un presepista di fama nazionale ed internazionale. Con Antonio Pigozzi avremo anche il gruppo presepistico Cammino ad Oriente. Ecco, vedete che ci sono veramente tanti motivi per venire a trascorrere un fine settimana a Montefiorino, quindi noi vi invitiamo e vi garantiamo ospitalità e divertimento.